it's your birthday. Let's leave last year behind. You made it from the sun again. I'll bring a cake and a couple friends. Won't end the night until morning begins. Ooh, ooh, happy, happy birthday to you. I 15 anni dello Urban Center, vi invito ad accogliere in primis con un applauso il direttore dello Urban Center, Luca Frusadelli. Grazie per darci fiducia continuamente, noi cerchiamo di dare il nostro meglio e auguri un buon Center. In poche parole, siete i più importanti. Allora, io invito a questo punto i responsabili, giusto, i responsabili, ci hanno tutti il coltello tra le mani. I responsabili del gigante, l'amministrazione comunale, facciamo un bel applauso, facciamo un cumulativo, un applauso cumulativo. Mi giro tutti, posso? Allora, facciamo un passo avanti cortesemente, così loro sono più cortesi. Venite avanti, venite avanti. Allora, con chi ho al microfono? Andrea Panetta, il direttore del supermercato Il Gigante, dove è andata a fare la spesa del food and wine, o wine and food, e non solo. Tra l'altro grazie perché siete l'unico luogo in Calabrese dove io compro il pane sciocco toscano, che io adoro. Poi qua, aspetta, chiudiamo con Il Gigante, perché qua abbiamo, da dove vieni? Il nome? Massimo De Canello. Massimo De Canello, da dove sei arrivato oggi? Da Biella, per cui ha dovuto scavallare la collina rettilinea più lunga d'Europa, la Serra, per raggiungerci. Tu sei capoaria, corretto? Capoaria per tutto il Piemonte, per cui tu conosci tutti i centri e li frequenti tutti. Senti, 15 anni di Urban Center, non l'ha detto lui, qual è il... Facciamo una, veramente in sintesi, in due parole, qual è il consuntivo? Allora, sicuramente arriva a Roma, è una delle nostre piazze migliori, la clientela molto bella, molto fidelizzata, comunque negli anni abbiamo visto sempre più della clientela, è sempre ogni anno abbiamo dei risultati veramente buoni, perciò possiamo ringraziare tutti i nostri clienti e buona spesa. Facciamo un bel applauso perché loro garantiscono grande professionalità. E d'altronde non potrebbe essere altrimenti, ed ecco perché ci sono questi risultati da 15 anni. Prima le ladies. Vi invito a fare un applauso alla lei, noi di Disco Vintage la chiamiamo l'assessore alla meraviglia, lei l'assessore al commercio, la splendida e preziosa Elena Irmo. Facciamo un applauso già subito, anche se non siete di Caronesi. Elena. Spontaneo poi per mia identità. Allora, beh, innanzitutto tanti auguri all'Urban Center, tanti auguri al Gigante. Noi siamo veramente orgogliosi di festeggiare con voi, anche perché il Gigante e l'Urban Center sono diventati una realtà che si è sempre più amalgamata al territorio. Luca lo sa, ci siamo sentiti tante volte in questi anni di amministrazione, abbiamo collaborato tante volte, abbiamo scelto alcune strade da percorrere in comune, altre strade che era giusto che si differenziasse tra una grande distribuzione e commercio locale, ma abbiamo sempre lavorato in sinergia per lo sviluppo della città, e penso che il pomeriggio di oggi lo confermi, e la grande collaborazione di Luca anche con le associazioni del territorio che è sempre coinvolto e che non per niente oggi sono qui a festeggiare con noi. Quindi tanti auguri e grazie per il suo invito. Brava Elena, brava Elena. Alberto, il nostro primo cittadino di Rivarola. Alberto, già all'inizio del pomeriggio, un'ora fa circa, io appunto dicevo che è essenziale per i territori avere dei punti di riferimento. Qua c'è lavoro, qua c'è si fa economia. Noi che siamo ovviamente obbligati dal ciclo della vita
a rifornirci di cose buone e cose belle, dai vestiti al benessere, al cibo, eccetera. Quando troviamo dei luoghi come questo, siamo contenti anche d'estate e d'inverno, perché alle volte non devi comprare nulla, ma un salto in galleria lo fai d'inverno perché fuori fa freddo, e d'estate perché c'è l'aria condizionata. Questo succede spesso. Vuoi poi non andare a casa con qualche cosuccia perché tutto diventa appetibile, no? Tra virgolette goloso. E si riallacciano o si allacciano alle volte nuovi rapporti, perché magari qualcuno entra di passaggio e si innamora del luogo, perché questo è un punto di riferimento non solo per Viva Roma, ma anche per tutto il Canada. Alberto, quanto è importante, visto la amministrazione, lei ha già detto qualcosa di molto importante, Alberto, tu da primo cittadino. Ma è importante, intanto buongiorno a tutti e auguri, buon compleanno, buon center, gigante di Roma. È importante, l'ha detto benissimo prima l'assessore Vecchiemu, perché oltre a essere un centro, un punto di riferimento per la città, ma per un intero territorio, un territorio molto vasto, è un punto di aggregazione, anche perché fa aggregazione. E la collaborazione che è stata instaurata dal Global Center nel corso di questi anni con le associazioni locali, qua abbiamo la Croce Rossa, ma tantissime associazioni locali, ANFAS, eccetera, che vedono in questo centro commerciale, chiamiamolo così, un punto di riferimento anche per loro. E quindi questa sinergia, che poi è una sinergia anche con l'amministrazione comunale, quando l'amministrazione comunale chiama, chiede qualcosa, Urban Center c'è sempre, i giganti c'è sempre. E quindi questo sicuramente è un punto importante, è un punto oggi sicuramente di arrivo, perché sono 15 anni, ma deve essere un altro punto di partenza per continuare così e migliorare ancora questo tipo di collaborazione.